di Filippo Indoni, grande acquarellista romano, è esposta una delle sue preziosità. Si tratta di uno dei pochi oli su tela che il pittore dipinse nella seconda metà dell'Ottocento. È il ritratto di una giovane donna di Sonnino con il copricapo immancabile di cromo che comparirà in molte opere di quel periodo. Lei è vista di scorcio, guarda verso di noi e per creare una ulteriore profondità di campo, l'artista inserisce un brano paesistico di grande efficacia. C'è un'estrema attenzione per i costumi e questo è in effetti uno dei grandi fili conduttori dell'intera mostra.